non hanno un amico? Lo trovi in libreria con le sue 101 storie più divertenti. Un libro da regalare a chi ami per fargli dire: ma allora ce l'ho un amico. In libreria. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. La nostra infanzia, quella di noi anziani, è stata caratterizzata, oltre che da trattamenti familiari che adesso farebbero perdere la patria potestà ai nostri disgraziati genitori, anche da ritornelli, emotti e frasette simpatiche, alcune ripetibili e altre no. Si va da «era meglio morire da piccoli con i peli del culo batuffoli» ad altre ancora più pesanti. Il mio preferito, quello che mi è rimasto più a lungo nella mente e nel cuore, è un adagio che recitava più o meno così: muore la pecora, muore l'agnello, muoiono il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Ho sempre trovato un'enorme verità dentro questa frase dall'autore sconosciuto, oltretutto, essendo quella dei rompicoglioni una razza ben lontana dall'estinzione, anzi clamorosamente in salute, ora che rompere i coglioni al prossimo sembra quasi diventato un diritto, per alcuni un vero e proprio scopo della vita. Sui social i rompicoglioni proliferano, si evolvono, c'è gente che se non rompesse i coglioni sui social avrebbe lunghe giornate libere senza nulla da fare. E io ne faccio parte. Vabbè. E il disturbo alla quiete pubblica diventa da reato a diritto quando leggo di un caso successo a Torino, per la precisione all'aeroporto di Torino. Vi auguriamo un piacevole volo. Un caso di cui non si sa praticamente nulla, quindi mi baserò su quel che ho letto sul Corriere, sperando non sia una stronzata. Ma una stronzata sul Corriere mi sembrerebbe davvero impossibile. Allora, aeroporto di Torino, sta partendo il volo per Madrid. Allacciate la cintura di sicurezza e regolatela. Nel senso che sta proprio decollando, ma un signore che chiameremo Franco è al telefono con la fidanzata. Lei gli dice: ti prego non partire, resta con me. E lui a quel punto si alza e dice: fermate tutto, devo scendere. Caos a bordo. Le hostess parlano col capitano che, vedendo Franco alterato e seguendo la carta del passeggero che dà il diritto a scendere prima del decollo, dopo no, purtroppo, ferma tutto e comincia una laboriosa procedura per far scendere Franco, causando un'ora di ritardo all'aereo. Gli altri passeggeri sembra non si siano lamentati più di tanto, giacché pare che solo la fidanzata di Franco avesse il diritto di vederlo. Le altre fidanzate di quelli che sono arrivati con un'ora di ritardo e magari hanno perso la coincidenza, quelle lì fanno pippa. Ora, questa storia, raccontata in termini romantici sul giornale, a me ha fatto perdere ancora di più la misera fiducia che ho nel genere umano. Prima cosa, ma sta fidanzata non glielo poteva dire prima, ha dovuto aspettare proprio che l'aereo entrasse in pista. Ma c'è una cosa che mi fa ancora di più formicolare le dita delle mani. Allora, mettiamo che con la fidanzata ci sia uno di quei momenti dove, come fai, sbagli, oppure c'è un po' di crisi, oppure al contrario, uno di quei momenti di amore totale. Insomma, mettiamo che la situazione sia tosta, tesa, nel bene o nel male, e che lei ti dica non partire, e che te lo dica esattamente nel momento in cui stai partendo, perché lo fanno, lo fanno. A quel punto tu hai due possibilità. La prima è fare come Franco, bloccare tutto, far perdere del tempo a tutti e tornare tra le braccia di colei come un servo della gleba planetaria. La seconda, visto che siamo nel 2024, è più semplice. Basta arrivare a Madrid, prendere un altro bell'aereo e tornare indietro dopo 3 ore dalla tua innamorata senza rompere la minchia a nessuno. Ma poi io vorrei incontrarlo, questo Franco, e chiedergli solo questo. Sei sicuro? Sei sicuro che aver rotto i coglioni a tutti sia stata la cosa migliore da fare? Lei sarà quella giusta? O tra qualche anno, durante una cena, questo gesto plateale sarà sminuito davanti alle sue amiche? Ma sì, niente di che, ha solo frignato per fermare l'aereo, mica lo ha dirottato. Cioè, una che davanti a «guarda, ho un'idea, fermo l'aereo», ti dice «sì, fallo, mi sembra una cosa intelligente». È davvero quella su cui fare affidamento per il resto dei tuoi giorni? Anche perché, dopo un gesto del genere, l'asticella si alza, eh? La prossima volta potrebbe chiederti di svoltare contromano in autostrada o di scendere da un treno in corsa. E poi ci sono storie di cui non si sa abbastanza. Io vorrei incontrarlo, sto Franco, ma mi piacerebbe anche sapere se davvero gli altri non si sono incazzati come delle bestie. Io lo avrei fatto davanti a un adulto che ha trovato perfettamente legittimo stracciare i coglioni al prossimo per soddisfare una sua esigenza personale. Esigenza pure abbastanza futile e riassumibile
come spesso succede, con il verso del poeta. L'occhio spento, il viso di cemento, lei è il mio piccione, io il suo monumento. L'occhio spento, il viso di cemento, lei è il mio piccione, io il suo monumento. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. A domani. Per commenti o suggerimenti scriveteci a nonanonamico@gmail.com o nonanonamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.